Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Signor Shady. Siamo qui per continuare Guardians of the Galaxy. E andiamo avanti, andiamo avanti. Non abbiamo trovato ancora Nicky nel suo alloggio. E il mistero si infittisce. Ah, bel banco da lavoro per una bimba. Tra l'altro, usiamolo, direi. Credo che a Nicky non dispiacerebbe se lo usassimo. Che ne dici, Rocket? Se anche le dispiacesse, pazienza. Dai Rocket, dai Rocket. Allora, colpo caricato. Premendo velocemente R2 due volte, carichi un colpo. Rilascia per eseguire un attacco che infligge stordimento e danni fisici. Scansione tattica, planata, schivata perfetta, scatto d'equilibrio, super pugno di Quill. Ricevi un ulteriore oggetto di cura dopo un colpo letale messo a segno scattando con gli stivali razzo. Chissà quanti altri mondi sono alle prese con uno di questi strani affari. Però Un salute pensiero extra non davvero sarebbe tenero. male. Non sarebbe male neanche lo scudo. Andiamo di scudo extra, va. Perfetto. È tutto tuo. Ok. Ok, dove eravamo? Congratulazioni per la paternità. C'è una strada per l'ufficio di Corel dai tubi sulla sinistra. Sì, vedo un passaggio. Potrebbe essere chiuso dall'interno. Scusami, Starpa. L'ho capita! Ragazzi, possiamo evitare le battute? Non sappiamo se stanno bene. Posso preoccuparmi anche mentre mi prendo gioco di te, Peter Quill. Lo ammetto, la postazione della bambina è notevole. Collegato il terminale alla rete d'emergenza in modo impeccabile. Te l'ho detto, è sveglia. Forse Peter Quill in fondo non è il padre. Già, sono d'accordo, non è abbastanza tonta. Magari ha preso tutto dal lato materno? Ok, Drax ha di certo in mente qualcosa. Stiamo tutti al gioco. Nicky è troppo sveglia per essere tua figlia? Come volete, ma chiudiamola qui. Vuoi davvero essere un padre di quel tipo? No, non è quello che. Non lo so. Il punto è che nessuno lo sa. Che altro file che dovrò leggere assolutamente. Sono molto importanti questi. Siccome ci sono molte serie che devo portare e non ho la connessione che mi permette di allungare oltre i 30 minuti di video, purtroppo non posso leggerli questi con voi, ragazzi. Quello è Sennò l'ascensore che ho preso con Corella e Nicky. Se ci andiamo va poco bene, avanti. forse stanno scendendo proprio ora. E quando mai ci va bene? Peter, è impossibile. So solo che sto iniziando a detestare questo ascensore. Dubito che si riprenderà presto. Perfetto. No, questi così. Accettato solo per uscire di prigione, non perché pensavo che Nicky fosse mia. Ci siamo capiti. Diventerai un ottimo genitore, Peter Quill. Prima o poi. Raccogli la Lo mossa. stupido soldato è finito al tappeto. L'aggressione è la migliore protezione. Bene, siete feriti? Che c'è? Ora inizi a comportarti da paparino? Stiamo bene, Peter, sappiamo difenderci. Lo so, Le solo. troveremo, tranquillo. L'ufficio di Ok. Corella è da qualche parte in alto? Forza, all'ufficio di Corella. Ragazzi, comunque la qualità dei dialoghi è spaventosa, anche dei dialoghi in game, questa non è una cosa da sottovalutare, è veramente speciale. Stavo Questo gioco da pensando, questo su punto di vista è Katat siamo soliti speciale. immergere i nuovi padri in un fiume di sangue. Per fortuna di Peter non siamo su Katat. Scusate, ma come si attiva? Qua? Ah, qua, scusate. Avanti, ammettilo, Quill, al momento stai sclerando. Questa storia del padre sfigato ti sta logorando.
C'è chi ha bisogno di anni per comprendere certe responsabilità. È vero. La possibilità di poter essere padre mi spaventa un po'. Solo un po'? Abbandonati al panico, Peter Quill, è l'essenza della paternità. Atmosfera, signore. Basta veramente poco, qualche luce. Beh, non è un buon segno. C'è stata una collutazione. Già, mi riferivo proprio a questo. Reagisco a modo mio. Ho un brutto presentimento. Sappiamo che c'è stata una lotta, ma non sappiamo chi ha vinto. Io un'idea ce l'ho. Dov'è questo ufficio, Quill? È qui da qualche parte. Allora, aspetta. L'altra volta non aspettate. C'era questo casino. Nel dubbio, seguiamo il tanfo di morte. E di qua, noi andiamo qui. Seguiamo il tanfo di morte. Ok. C'è un lato positivo. Più ci mettiamo a trovarle, più a lungo possiamo fingere che stiano bene. Confortante. Non dovresti concentrarti sul contenuto delle batterie? In silenzio? Nah, penso molto meglio. Non c'è niente qua. Se questo fosse vero, avresti già risolto tutti i misteri che affollano la galassia. Ehi, magari l'ho fatto. C'è qualcosa, però. Rax, Ciccio, sai già che fare. È nelle mie corde. Ok. Questo volevo. Perfetto. Andiamo, ragazzi. Forse è il caso di chiedere indicazioni a qualcuno. Io sono Groot. Aspettate. Volevo vedere le abilità. Ok. Non di Peter, però. Proviamo un'abilità di Gamora. Assalto dall'ombra. Gamora scatta tra i nemici attaccandoli tutti una volta, infliggendo danni moderati. Se è presente solo un solo nemico, lo colpisce più volte. Perfetto, perfetto. Poi che abbiamo? Rocket? Granata gravitonica. Rocket lancia una granata a un nemico, attirandone altri nella medesima posizione e raggruppandoli per un attacco successivo. Ok. Anche questo non sarebbe male. Invece Groot? Sradicamento. Groot fa emergere delle radici dal terreno, infliggendo danni moderati ai nemici nell'aria, scagliando in aria gli avversari di medie e piccole dimensioni. E andiamo di sradicamento, dai. Groot. Mi piace. Di Peter abbiamo ancora queste cose. No, rimaniamo con... costume predefinito. Mamma mia, sexy Gamora, signori. Drax, gli lasciamo quello, ovviamente. Non sapevo di averlo trovato. Ho trovato il Groot del film, del primo film dei Guardiani della Galassia del 2014. Signori, ma subito, vai. Ehi, sono in grado di chiedere aiuto per chiudere questa missione assurda. Ecco. No, è lui, signori, è lui. Bellissimo. Pazzesco. Devo trovarli tutti. Qualcuno me lo sono perso per andare un po' più di fretta. Purtroppo le tempistiche dei video sono queste. Cercherò di recuperarli tutti come sto facendo ora. Ho appena realizzato una cosa. Nikki è esperta di tecnologia. Se la... Ehi là! Corel? Nikki? È deserto. Abbandonato. Forse si nascondono. Prima c'erano quelle strane scritte sul muro. Provo ad accedere al suo computer, magari mi ripulisco la fedina penale. Rocket! Sto scherzando. Ora accedo al registro. Vuoi sapere cosa è successo qui o no? Ok. Noi diamo un'occhiata in giro. Potremmo trovare qualche indizio utile. Le iscrizioni sono Kree. Ce l'hai fatta? Le difese non sono male, mi serve tempo. Ok, fammi sapere. Portateli indietro. Ok, Gamora ci ha detto che le scritte sono Kree. Tranquilla, Corella. Mi assicurerò di fartelo riavere. È pieno di scritte, però.
anche bello il fatto che ogni volta che troviamo questi oggetti, questi reperti, si può scoprire molto di più sul loro, sulla loro storia. È pieno di scritte. Promessa. Nicky! Sono chiari segni di lotta, Peter Quill. Sì, non promette nulla di buono. Ah, appetitoso. Deve essere il figlio maggiore di Corel. Ricordo che ne parlava spesso. Era su Ala, giusto? Quando i Chitauri... Sì. Il figlio e il marito. Questo spiega il suo coraggio in guerra. Non aveva nulla da perdere. Ah, povera. Corel aveva anche un forte lato artistico. Era l'unica Cree che conoscevo a dipingere e suonare. Pensavo che fosse un segno di debolezza. Invece... No, è un punto di forza. Lo è senza dubbio. Beh, niente male. Per l'audace eroismo contro una tirannia implacabile. È l'encomio più importante concesso dai Cree. Perché io non li ricevo mai? Ho fatto cose eroiche. Perché tu non sei un Cree. E questo cos'è? Una specie di minaccia. Il Concilio Cree chiede prova del retaggio di Nicky per le leggi sulla purezza Cree. Leggi sulla purezza Cree? Corella non te ne ha mai parlato? I Cree sono molto rigidi a proposito del loro lignaggio. Oh, non va affatto bene. Per te? No, per Nicky. Che probabilità ci sono che sia tutta opera dei Cree? Il Concilio della Purezza non è criptico. Se punisce qualcuno, si assicura che tutti lo sappiano. Corel e Nicky sarebbero appese in bella vista. La somiglianza è sconcertante. Non mi somiglia per niente, è blu. E poi, perché Corel non me l'avrebbe detto? Per proteggere la figlia, Peter Quill. Procreare con te è stato un reato capitale per le leggi sulla purezza Cree. Oh, giusto. Quindi, quando Corel diceva che non avremmo dovuto... Lo diceva per questo. Va bene. C'è stato uno scontro anche qui, quindi... Va molto male, in realtà. Una specie di tingitrice. È normale che i Cree si tingano i capelli. Solo se nascondono qualcosa. Chissà se è opera di Nicky. Io sono Groot. Oh, wow! I Cree leggono fumetti! Sono sorpreso, il Concilio Cree è molto rigido sulle forme di intrattenimento approvate. Quindi questo posto potrebbe valere una fortuna. Di che cifre parliamo? I documenti di Nicky. Però qualcosa non torna. In che senso non torna? Non lo so, come se fosse segnalato, non saprei dirti. Sui documenti c'è la data di nascita della bambina e in linea con i tempi di gestazione dei Cree. Non ne ho la minima idea. Ok, ci sono. Ho brutte notizie, rubacuori. Che hai trovato? Vieni, così te lo mostro. Un attimo. No, qua non si può andare, ok. Ehi, Quill! Vuoi vedere questa cosa o no? Ecco. Qua ci sono andato? È chiuso. Cosa sto guardando? Niente. È il capitano. Avrà un diario di bordo. Perché? Tu lo tieni? Voglio dire che sono scomparsi, tutti. Sembra quasi che l'Unimente abbia voluto eliminare ogni prova. Hai già provato a spegnerlo e riaccenderlo? Non esistono copie. Le navi Nova non hanno un server centrale o qualcosa di simile? Un elaboratore Nexus, sì. Se ci sono fantasmi nel sistema, è lì che... Mi rifiuto categoricamente! Sta parlando di dati, Drax, non di fantasmi veri. Giusto? Sì, ma dovremo accedere direttamente al Nexus. E quello è sul ponte.
Resteremo qui finché non sapremo che cos'è successo. Al centro operativo, allora. Stando alla piantina della nave, da qui si dovrebbe arrivare al ponte. Ok. Wow. Il ray tracing qui è pazzesco. Rapporto per il cane. Laggiù c'è uno di quei preti, non è vero? Ok, quindi dietro a questa storia c'è la chiesa. Dovremmo... Oh, merda. Basta così, mi tiro fuori. Fermo. Un guerriero non esita, Peter Quill. Ok, stiamo attenti. Era scritto nelle stelle, bro. Ciao. Cosa? Attenzione! Ok. Siamo sotto attacco! Da parte di un robot gigante! Da parte di un prete bizzarro! Da un bizzarro prete robot gigante! Okay. Soffre il fuoco. Segnalarlo decisamente al cane. Io vado! Affrontami! Fai gli effetti, Logan! Colpire la carne è assai più soddisfacente! Non saprei! A me sembra che gli stiamo facendo male! È una mia impressione o gli facciamo il solletico? È tanto venerabile quanto immenso! Dobbiamo distruggerlo! Ok. Prendete nota! Imparare a Lui soffre il fuoco, ma il fuoco non ce l'abbiamo. Io preferisco un approccio violento. Vedi bene, Groot! Drax, distruggi! Gamora, fagli a pezzi! Con molto piacere! È stato questo coso a far impazzire quei Nova Corps! A me sembra che serva di più a uccidere che a lavare cervelli! No, non gli stiamo facendo niente! Ma come mangia i proiettili? Ah, ok. Oh madonna. Montaglio! Almenare creature coperte di pelle è molto più soddisfacente. Idem, ma preferisco il pizzare. Bene i colpi. Quel coso è tosto. Dobbiamo darci dentro. Fatto. Dobbiamo raccontare del prete al cane. Prete robot. Allora, dice il fatto che non sia morto... Noi cerchiamo di trovare una via d'uscita. Davvero? È la stanza con dei molta server, difficoltà vero? Mi preoccupa. E nei server ci sono i dati. Non posso ficcarmi i server in testa. Serve un terminale centrale. Hai detto che il ponte era oltre quel corridoio. Dobbiamo farci strada da quella parte per poi salire in qualche modo. Mi preoccupa per il semplice fatto che lo incontreremo sicuramente. Peter è l'unico col visore. Lo incontreremo sicuramente in situazioni in cui ci saranno tanti altri nemici. Lui non sarà un vero e proprio boss, ovviamente. Lo incontreremo con tantissimi nemici e lui sarà veramente un dito nel sedere, perché ha veramente tanta vita e succhia tanti proiettili, tanti danni. Sarà veramente fastidioso. Io non l'ho rotto. Allora, ma niente. Qua sopra funzionerà. Bella mossa, Peter Quill. Io sono Groot. Come faccio a sapere perché Fufi non risponde? Prova ancora. Salite tutti? Ok. Rapporto per il cane. Ci siamo imbattuti in un nuovo formidabile nemico, ma non c'è traccia dei fantasmi. Ok, dunque, stando alla mappa, il Nexus dovrebbe essere sopra di noi. Va bene. Scagli il roditore. No! E dai! Ok, guardiamo in giro. Magari troviamo qualcosa. Allora, là ci sono dei componenti. Ah, la cosa mi interessa. Quanto mi piacerebbe accedere a uno di questi server? Pensavo che fosse il nostro piano. Il piano è raggiungere il ponte e sperare che qualcuno abbia lasciato il Nexus sbloccato. Non mi farei illusioni. Là ci posso arrivare secondo voi? Io ci provo.
E pensare che ci saremmo risparmiati tutto se il roditore non avesse rotto il vetro. Gli stai dando la colpa? Zampettando nel panico gli ha dato il colpo di grazia. E il tuo corpo enorme gli ha dato i 50 colpi precedenti. Ragazzi, credo che fosse già incrinato. Probabilmente per la storia del bizzarro prete robot gigante. Ehi, Groot, hai avuto qualche segnale da Cosmo? Io sono Groot. No, ancora niente. Forse una volta sul ponte avremo un segnale migliore. Ehi, non credo che funzioni così. Anche Cosmo un po' mi puzza però in realtà, perché troppo interessato a qualcosa che, di cui ancora non ci ha parlato molto bene. Forse avremmo dovuto interrogare il prete robot? Già, la prossima volta che incontriamo un prete robot assassino lo leghiamo e lo interroghiamo. Hai una corda? No. Il tuo piano è impraticabile. Volevo prendere quei componenti sotto, ma andremo avanti. Ok, ci siamo, il centro di comando. E quello sarà il terminale di controllo del Nexus. Speriamo di trovare qualcosa di utile. Credo che la nuova aspetti a te, Quill. Molto insolito da parte tua. Teme che il Nexus nasconda delle trappole. Ah, questo spiega tutto. Ehi, non sono io quello impaziente di saperne di più, è Quill che dovrebbe guardare. Bloccato. Chissà se... Nikki non voleva assolutamente che la madre sapesse della chiave che mi ha dato. Se la scheda di una ragazzina aggira il Nexus... Siamo dentro! Ma che dici? Beh... Sì! Ragazzi, ci siamo! Vai su precedenti penali, Quill, voglio vedere i miei. Registri audio. Passa alla parte interessante. Incanalare la tua nuova forza. Guida completa alla meditazione e alla cura della salute mentale. Ti dirò, una copia non mi dispiacerebbe. Passo. Fammi capire bene, è diventata una teiera. Lo ha detto la fonte. Fantastico! Vi detesto. Beh, nulla di buono, direi. Il file audio sembra danneggiato. Il file audio è tutto ciò che c'è nella galassia. Attenzione, ricognitori. Assicuratevi che le telecamere dei caschi siano operative prima della missione odierna nella zona di quarantena. Grazie. Seguire i protocolli è tipico di Corel. Sì. È un elenco di teste di latta. Oh, sappiamo già dove lavora la tua ragazza, Quill. Agente di Thanos. Guardate, Nikki ha un suo file. Noia. Ok. Ho sentito parlare di lui. Era un bravo uomo. Ma se sei morto, allora si dice scarso. Disertore? Allora chi guida i Nova Corps? È una bella domanda. L'estetica dei Nova Corps comunque è fighissima. Si è schiantata contro un Leviatano e pilota comunque meglio di Quill. Ehi! Che c'è? Sai che è vero. Ha guidato uno squadrone di caccia Star Corps. Credo proprio che questo Malik, questo Roman e questo Richard... Rivedremo. A meno che uno di loro non sia già morto, ovviamente. E anche Samaya a questo punto. Ma dice che sono. Che è deceduta. Il Rider Richard invece è un disertore. Quindi secondo me lo incontreremo. Ma non sono deceduti loro. Non so perché ho questo. Questa idea. Archivio reati. L'intimità che il mio è più lungo. Eccolo. Che saranno mai se hanno dei precedenti? Garrick Rosson. Ho sentito di quest'uomo. Fa parte di un esercito privato chiamato Legione Mortale. Direi più Legione Scrotale. Ragazzi, questi sarebbero tutti da leggere, è incredibile. Ma perché voi ometti avete un debole per i nomi stupidi? Oh, oh, oh!
Star-Lord non è lontanamente paragonabile a Dark Oak, ok? Uno è il nome del gruppo più incredibile di tutti i tempi e l'altro è un uccello. Certo che l'elenco dei precedenti di Drax è bello lungo. L'ha detto anche tua madre. Il bello è che sua madre è morta. Dopo aver sconfitto il titano pazzo Thanos, Drax ha seminato morte e distruzione in tutta la galassia. Mi aspettavo qualcosa di più. Questo è solo l'inizio. Io sono Groot. Tu? Una zucca d'oro? Sul mio cadavere! Di recente Groot si è unito ai Giardinieri della Galassia, una società apparentemente legale fondata da Peter Jason Quill. Si richiedono ulteriori indagini. Sapete, per essere una specie non spaziale, i terrestri si danno da fare. Disgraziatamente. Douglas Eater, origine Terra. Ehi, non è il tipo di quando volevamo pagare la multa? Sì, è proprio lui. Jack Flag, in detenzione, ma purtroppo l'abbiamo liberato, oddio, liberato, l'abbiamo mandato con la sua cella a vagare nello spazio. Non è stato molto carino. Jack Flag è un terrestre potenziato e evaso di prigione. Si crede che i potenziamenti di Harrison siano il risultato della formula Hyde, che garantisce un incremento della forza. Harrison era stato arrestato dopo essersi spacciato per un centurione Nova Corps, facendo così aprire questo fascicolo. Dal suo arresto, tuttavia, le comunicazioni con la roccia alla struttura Nova, dove è detenuto, si sono interrotte. Guardate! Eccola! La donna di Drax. Lady Elbender non è la mia donna. Chissà. Lady Elbender. Perché ha un'aria familiare? Senza labbra, è vero. Chi assomiglia? È vero. Il grande unificatore Raker. Chissà che cercava nella zona di quarantena. Nulla di buono, temo. Mamma mia, lui puzza proprio di merda, signori. Puzza proprio di merda. Leggete e piangete, perdenti. Non c'è un crimine per cui non sia stato condannato almeno una volta. Per condannarti ti hanno catturato. Ronan. Wow. Gli sbirri Kree allo sbando fanno faville. In realtà accusatore equivale a giudice, giuria e carnefice. Ma sì. Wow, il tuo rango è più lungo del previsto. Quanto lo prevedevi lungo? Millimetrico. Ubriachezza molesta. Appendice 1. Quill ha accettato di testimoniare contro Yondu Udonta e i pirati spaziali Ravager in merito al loro coinvolgimento nel rapimento della bambina nota come Sacro Cuore di Hydera. Così facendo ha ottenuto l'immunità e la caduta delle accuse nei suoi confronti. Di recente Quill ha fondato insieme ad altri noti criminali una nuova società chiamata Giardinieri della Galassia. Gli intenti di tale attività, che non ha alcun legame con la botanica, sono ancora ambigui e si richiedono ulteriori indagini. Affiliazioni. Famiglia reale Spartoi. La Resistenza. Pirati spaziali Ravager e Giardinieri della Galassia. C'è un altro terrestre. Te lo dico, Quill. C-53, la discarica della galassia. Von Wendel, alias Khazar. Wendel Von, noto come Khazar, è un umano potenziato con le fasce quantistiche. Un potente dispositivo creato dall'entità astratta nota solo come Eon. La guerra galattica. Affiliazioni, signori,
SHIELD, Progetto Pegasus e la Resistenza. Vorrei tanto leggere di più sulla guerra galattica che c'è stata. Credo avremo un approfondimento più tardi, o comunque trovando i file testo del gioco. Curiosità. E poi c'è Yondu. Yondu che abbiamo incontrato Quill. Lieto di che non vedo l'ora di incontrare. Non conosco questo Kree. È uno dei senza nome. Oh, paura. Yondu Udonta, ex leader dei pirati spaziali Ravager, è al momento detenuto nella prigione di massima sicurezza nota come Kiln. Udonta ha tentato inutilmente di evadere 5 volte. Ok. Sebbene i crimini di Udonta siano numerosi, il suo coinvolgimento nel rapimento della bambina nota come Sacro Cuore di Hydera ha portato all'apertura di questo fascicolo. Senza la collaborazione del suo vecchio compagno, Peter Jason Quill, Udonta non sarebbe stato arrestato per i suoi crimini. Considerando la dedizione di Udonta alla sua organizzazione criminale anche durante la guerra galattica, l'Unimente ritiene la riabilitazione possibile, si raccomanda l'ergastolo. Udonta ha messo una taglia su Peter Jason Quill. Ok, quindi noi abbiamo tradito Yondu. Come al solito, direi. Zaktel, Impero Kree. È un membro di Senza... Ok. Immagini. Ok, diamo un'occhiata. Guardiamo tutto e poi ci salutiamo. Wow, affascinante Quill. E pensare che potevamo leggere ancora i miei precedenti. Ti prego, no. In effetti mi chiedevo come sapessero di noi. Quill deve avere attivato i sensori mentre uscivamo. Non è la nave mineraria della zona di quarantena? Oh, fantastico. La tua ragazza raccoglieva ancora prove contro di noi, nonostante l'accordo. Continuo a non capire come sia esplosa la nave del Predicatore. I Nova Corps sono noti per i protocolli di sicurezza. Stupidità, Drax. Una cosa che le teste di latta hanno in grande quantità. Qui deve esserci qualcosa. Ok. Ehi, quella è... La nave che abbiamo trovato nella zona di quarantena, sì. Di quando è il filmato? Qui è più forte. Siamo vicini. Quanto vicini? Chi può dirlo? Troppa interferenza. Centurione Corel! C'è qualcosa? È entrata dopo che noi... Oh, razzo. Quella cosa non sarà... È la creatura che ha divorato il nostro mostro. Può essere un sacco di cose. Ci sarà un motivo se è una zona vietata. Io sono Groot. No, tu sei un mucchio di balle. Quell'affare non ci riguarda per niente. Gemma che ha preso Corella. Quella a cui abbiamo sparato dentro la zona di quarantena. Abbiamo? Sei tu che hai sparato. Ok, le ho sparato io. Il punto è che quell'essere d'ombra è uscito da lì. È colpa nostra. La zona di quarantena è una vera trappola. Ok, abbiamo liberato un essere d'ombra. Ne siamo usciti vivi. Ce l'avrà fatta anche la tua ragazza. Ma se non hai fatto altro che dire che è morta. Magari è viva, magari è morta, chi lo sa? La cosa importante è che noi stiamo bene. Corel è tosta. Se qualcuno ce l'ha fatta è lei. Lo so. Qua non si vedrà nulla. Infatti. Raker della galassia.
perché qui? Purtroppo c'è stato un malinteso. A me sembra tutto abbastanza chiaro. A volte certi sacrifici sono necessari. Ho fatto un controllo. Groot, vola tra le stelle. Grande unificatore Raker, giusto? Innanzitutto che bello trovare qualcuno che ci conosce, vero ragazzi? E che bello che non avete provato subito a ucciderci, soprattutto i tuoi due amichetti. Potevano farci a pezzi in due secondi appena siete entrati. E di questo noi vi siamo molto grati. Detto questo, avremo giusto un paio di domande, tipo... Dove sono il centurione Corel e sua figlia? Siete venuti a cercare la verità. Gioite. La matriarca desidera condividerla. Questa è una pessima notizia. Io sono pronto. In che senso non rispondi? Venite. La matriarca a te. La matriarca. Capitolo 8. Ci siamo. Che cos'ha il teletrasporto? Niente, Fufi non risponde. Siamo bloccati qui. Ehi, la palla di Pulci ci ha lasciato tenere le armi. Dimostra un'assenza di paura. È una tattica consolidata. I guerrieri catatiani combattono spesso completamente nudi. Non provare a spogliarti. Anche se questo potrebbe essere un ottimo diversivo. Ma anche no. C'è qualche altra idea? Sai sbavare? Sì, so sbavare. Sai dimenarti? Sì, me la cavo bene. Ok, al mio segnale, cadi, sbava e dimenati. Mentre sono distratti, scappiamo per uno dei corridoi laterali. E io invece? Beh, tu, ecco, ti sacrifichi per noi. Non se ne parla. Oh, seguitemi. Wow. Afferrati il petto e cadi. Trova un altro piano. Ma che bello. La chiesa allora, universale la della sacra verità. Di te. Guardate che design estetico pazzesco. Ma non ne comprendo il motivo. Peter, ok, siamo al capitolo 8, mi devo fermare qui ragazzi perché come al solito, sempre per la questione appunto del mio della mia attuale connessione internet, non posso allungare più di troppo i video. Quindi ci vediamo alla prossima, non vedo l'ora di continuare e niente ragazzi. Attivate le notifiche del canale. Ciao ragazzi.